grazie a Società Libera di avermi affidato questo compito, grazie a Vincenzo che si è adoperato in maniera brillante per organizzare questo convegno. E sono quello che devo dire è risultato da un rinnovato interesse per questo tema dell'Europa, che a causa, soprattutto perché ci sono state queste celebrazioni del trattato del 60 anni del Trattato di Roma, poi c'è stato un convegno a Bratislava, un altro a Malta, c'è stato l'incontro della signora Merkel con Renzi a Ventotene, dove hanno ritirato fuori argomenti che però non erano poi così federalisti come poteva sembrare. E adesso c'è questa elezione di Macron, il quale si è già adoperato per dire che questa idea dell'Europa va ripresa, va. Però in questo, malgrado questo rinnovato interesse, ci ritroviamo sempre le due vecchie scuole che ha qui accennato Vincenzo. I vecchi euroscettici non sono più euroscettici, sono diventati degli euro ostili, cioè sono ostili all'Europa. Gli euroentusiasti invece sono diventati meno entusiasti e sono diventati, io li chiamerei, dei miglioristi. Stanno cercando altre strade per cercare di migliorare le cose. Tutte e due però condividono una quantità di critiche nei confronti dell'Unione che sono dovute al fatto che il problema dell'euro, il problema del deficit democratico è dovuto a questo Parlamento di Strasburgo che legifera ed è efficace effettivamente nell'ambito dei 28 paesi, e l'erosione della sovranità e l'eccesso di burocrazia, sul quale poi mi soffermerò più tardi. Su questo eccesso di democrazia vorrei forse dire subito una cosa che mi aiuterà per quello che dirò dopo. Io ho avuto a che fare con l'Unione Europea prima con rapporti, con contratti esterni, da esterno con la Commissione, e poi anche come giuria di valutazione di progetti della Commissione. Ho sempre trovato persone estremamente competenti, molto efficienti, con dei regolamenti scritti con grande chiarezza, complicati, ma complicato perché 28 paesi sono 28 paesi, ma questo mi ha fatto sorgere il dubbio che questo non è il problema. Tutti i danni, tutti i problemi che noi denunciamo come causa del disagio europeo, della disaffezione europea, non sono delle cause, sono degli effetti, e sono gli effetti di un'altra causa. E la causa che io avrei identificato è il fatto che con il Trattato di Maastricht e poi soprattutto con il Trattato di Lisbona, lo spirito del Trattato di Roma è stato in qualche maniera tradito. Cosa è stato fatto? Nel Trattato di Roma non si annunciava che il percorso europeo sarebbe sfociato necessariamente in una unione politica, ma c'era questa ipotesi, perché penso a De Gasperi, penso a Adenauer, penso a tutto quello che è successo lì intorno in quegli anni. Quindi il problema era che il Trattato di Lisbona ha scelto come modello un modello perfettamente statalista, alla Montesquieu, legislativo, esecutivo e giudiziario, come se fosse uno Stato senza che questo sia uno Stato. E questa è una cosa che ha causato molti problemi e sta continuando a causare molti problemi. Faccio notare che la stessa parola federalismo da Maastricht e da Lisbona è scomparso, non se ne parla proprio, neanche menzionato, una cosa incredibile. Sulla scorta di questi pensieri che ho appena espresso, mi sono riandato a riguardare, mi sono trovato, anzi quasi per caso, veramente, perché non lo sto cercando un'altra cosa, ho trovato un'affermazione di Jefferson nel 1780, quando stavano discutendo, in pratica da Jay, Hamilton, cioè stavano discutendo su federalismo e confederazione. La confederazione, e Jefferson difendeva a spada tratta l'idea federalista con una ragione che è impossibile non menzionare. Spiegava Jefferson che gli stati nazionali, la ricchezza che si produce del diritto, delle vicende economiche, sociali, politiche, locali, devono essere riproducibili nello Stato federale. In altre parole,
Jefferson dice che lo Stato federale deve essere fatto della stessa stoffa di cui sono fatti gli Stati nazionali. E questo qui in America, con tutti i problemi che ci sono stati, è in parte successo con crisi, perché tutti pensano che l'America sia nata con la federalista, ma ci sono state delle battaglie terribili su questo. Queste battaglie poi hanno sfociato, ci hanno messo 50 anni gli americani a capire, a creare una cosa che si chiama la conferenza, National Conference, si chiama la conferenza nazionale per i legislatori nazionali, che sicuramente Fabini conosce bene questo problema. Cos'è questa conferenza? Una conferenza che si fa a Denver ogni anno, dove arrivano centinaia e centinaia di deputati dei parlamenti nazionali, che non sono dei deputati presi da qualche paesetto della Louisiana, ma sono delle persone competenti in materia legislativa che si mettono, si incontrano per cercare di capire che cosa tutti questi stati stanno facendo in modo da mantenere un certo equilibrio tra le legislazioni nazionali e la legislazione federale. Questa è la cosa. E allora veniamo alla nostra Europa. Cioè, noi abbiamo esattamente il contrario di questo. Abbiamo creato un sistema, mi permetto di citare il professor Fabrini, il quale due domeniche fa, sul Sole 24 ore, faceva l'esempio, diceva così quasi per inciso, sembra di essere tornati al Medioevo in cui c'è un sovrano che sta lì e ci sono dei gran combini di Stato che vanno a sapere quali sono le novità, come ci dobbiamo regolare per osservare queste regole inventate dal Trattato di Lisbona. Allora, gli errori che si sono accumulati su questo e gli incidenti di percorso, compreso quello dell'euro, sono talmente tanti che io non avrei dubbio a pensare che in materia di usare un termine che si usa normalmente in materia di architettura, di management, cioè design failure, cioè il progetto è sbagliato. E qui, siccome io non sono politico, mi arrogo la responsabilità di dire che questo progetto del Trattato di Lisbona è un trattato sbagliato. È sbagliato per questo contesto. Non funziona, e infatti non funziona. Quindi, ritornando alle scuole, alle due scuole dei miglioristi, di cercare, come diceva Vincenzo, di fare ricerche concentrici, di fare le pari velocità, già l'idea di introdurre il termine di velocità su dei rapporti tra Stati, una cosa che si sente per la prima volta nella storia del pensiero politico, perché il problema è quello di creare un'associazione tra Stati. E sulle associazioni tra Stati non c'è soltanto lo Stato federale americano, ci sta la Svizzera, ci sta la Germania, uno Stato federale al suo interno, c'è un'esperienza che è stata fatta nel 600 della prima Repubblica Europea, che era la Repubblica delle Province Unite del 1610, quegli anni lì quando furono cacciati in Strasburgo, scacciati gli Sgherri, di Carlo V, cioè gli spagnoli e i cattolici. Quindi il problema è quello di avere un centro che sia fatto della stessa stoffa di cui sono fatti i centri periferici. Questo è il tema del problema dei problemi. Noi abbiamo, questa è la prima considerazione, vengo a una seconda considerazione. Avete visto che in quel pamphlet non ce l'ha, c'è una E. Quella E era stata stampata su decine di migliaia con i quali giravamo, forse anche te Lutina, giravamo per l'università, per il movimento, per fare il volantinaggio del movimento federalista, amici, amiche, avevamo tutti 20 anni, e così. Di questo movimento poi si è inglobato, è diventato il movimento europeo di Giro d'Astori, che purtroppo oggi non poteva venire, ma il problema è quello che soltanto un organismo che ha le caratteristiche dell'organismo che vorrebbe essere l'Unione Europea deve avere tre caratteristiche. La prima è la sovranità, la seconda è la coesione e la terza è la democrazia. La democrazia, noi, il famoso deficit democratico dell'Unione Europea è gigantesco. L'idea che ci sia un Parlamento a Strasburgo fatto di qualche migliaio di persone che sono rappresentanti e che fanno la politica per 500 milioni di abitanti
e che non sono accanto, non sono dei gruppi sociali per i quali sono responsabili, non li conosciamo neanche, non sono, non si conoscono neanche tra loro, quindi è una cosa completamente astratta che sta lì e credo che non dico perché ha fatto dei danni, perché io sono un grande ammiratore invece di quello che ha fatto l'Unione Europea, perché ci sono stati dei progetti in materia di ambiente, in materia di energia, in materia di cultura, sono successe delle cose che non sarebbero mai successe altrimenti. Ma queste tre caratteristiche, se questo soggetto deve avere una sua forza, una sua caratteristica, queste tre caratteristiche l'Europa attuale, l'Unione Europea non ce l'ha, non solo non ce l'ha, ma non ci sono neanche la possibilità che le abbia, questo è il punto. Riprendo il discorso di Vincenzo, diceva, ma perché dovremmo occuparci di questa faccenda? E spero abbiamo discusso insieme, perché stavamo tranquillamente seduti. A un certo punto ci è venuta l'idea. L'idea è un'idea molto semplice. Per la prima volta da 60 anni l'Europa si sente minacciata. Non solo si sente minacciata, ma è minacciata. È minacciata da est, è minacciata dall'espansionismo grande russo, è minacciata dalle minacce di Erdogan, è minacciata anche da quella specie di schizofrenismo che sta provenendo, ma che già proveniva da Obama e che mi sembra che stia intendendo ancora di più con la nuova presidenza americana. La nuova presidenza americana, e non vorrei soffermarmi su questo perché mi ricordo che voto lontano, questo ho poco tempo, cioè 7 minuti. Dunque, vengo alla proposta. La proposta è la seguente: un certo numero di stati dovrebbero uscire dalla Unione. Vi direte come? Uscire dall'Unione? Vediamo cosa sta succedendo con Brexit, sapete di incredibile pastrocchio che esiste, che è venuto sul piano giuridico, sul piano politico, di vittorie, eccetera. Uscire dall'Unione, il mio amico Tommaso Frosini mi ha già accusato di fare una proposta che comporta una specie di macelleria costituzionale, di fare il referendum, eccetera. Devono uscire e creare un organismo federale, un organismo sovrano, un organismo coeso e un organismo democratico che abbia queste caratteristiche che abbiamo detto prima a proposito del fatto della stoffa di cui sono fatti i paesi. Voi direte, ma chi potrebbero essere questi paesi? Io mi fermo perché qui il discorso dell'uscita di questo gruppo e il rientro possono essere aiutati dall'articolo 50. L'articolo 50 che tutti conosciamo, abbiamo letto, è fatto in due parti. Si spiega come si fa a uscire con una procedura piuttosto complessa, come vediamo con Brexit, però parentesi Brexit c'è stato un referendum che qui in caso non ci sarebbe. Fare una negoziare. Nella seconda parte dell'articolo 50 si parla anche di come uno Stato che è uscito possa rinegoziare una sua entrata. Quindi i trattati non sono delle Bibbie che possono anche cambiarsi, si possono anche intervenire. Chi ha studiato sa benissimo che tutti i trattati sono stati fatti delle Bibbie, sono stati cambiati, sono stati stracciati, ne sono stati fatti altri, eccetera. Nel nostro caso, vorrei dire una cosa che i nostri politici, dai nostri politici non hanno mai sentito dire. Faccio un piccolo salto di storia. Nel 1949, dunque, vorrei parlare subito della Comunità Europea di Difesa, che è nata tra i 50 e il 54. La Comunità Europea di Difesa era tra sei paesi fondatori del Trattato di Roma. E questo trattato della CED è stato firmato, è stato approvato da tutti, quindi è ancora in vigore, non è stato ratificato dalla Francia, ma per la semplice ragione che De Gaulle, prima De Gaulle, poi Mendes France, pensavano che questa ratifica sarebbe arrivata successivamente. Poi questa ratifica non è arrivata. Nel 54 mi sembra è nata l'Unione Europea Occidentale, l'UEO, che ancora esiste, e poi nel
Questo trattato è ancora in vigore e non è un trattato dell'Unione Europea, è un trattato, sono sei paesi che solo possono, se la Francia lo firmasse, questo trattato diventerebbe operativo. Cioè questi sei paesi potrebbero, come diceva Giscard, potrebbero creare una situazione federale, non solo militare, ma creare una situazione federale, indipendentemente, senza chiedere niente a nessuno, dico per dire, perché non c'è quella gabbia, la gabbia del Trattato di Lisbona, perché il Trattato di Lisbona è una gabbia, non possiamo trasgredire a qualsiasi persona. Io ho finito un colloquio con un appena nominato vicepresidente della Commissione, l'ho incontrato per stare due giorni così, però per caso gli denunciavo queste cose, questo mi ha guardato come se fossi pazzo, ha detto: che cosa sta dicendo? Noi dobbiamo ingrandire, dobbiamo rafforzare il Parlamento, dobbiamo rafforzare la Commissione, dobbiamo dare più potere alla Commissione, dobbiamo abolire, come diceva Martin Schulz, per anni ci ha predicato, che questi stati che continuano a mettere avanti le loro prerogative e la loro sovranità non fanno che ritardare il grande cammino d'Europa. Questa è la vicenda. Quindi io ho il coraggio di dire che il Trattato di Lisbona è un trattato che va abolito, va cambiato, va rifatto. Quindi il titolo di quel libretto, l'Europa da capo, ha come idea centrale esattamente questa. L'euro-razionalismo, accanto alle due scuole che abbiamo appena citato, io vorrei molto che ci fosse una nuova corrente di pensiero che si chiami euro-razionalismo, inventato da Vincenzo Olita, e che questo argomento, così formulato in maniera molto più ampia di quello che potevo fare adesso, ma sul libretto è un po' più chiaro, che diventi un argomento che entri nel grande dibattito pubblico sul futuro dell'Europa. Grazie.